20.03.2019 Stella di Benedetto Solei sorge all'Isola dei Famosi. Solei sorge e continua a dettare le regole dell'Isola dei Famosi 2019. Nonostante sia sbarcata in Honduras in ritardo rispetto agli altri concorrenti, la Sorge che ha praticamente vinto quasi tutte le prove, leader conquistando così l'accesso alla finale del reality show, non ha ancora perso la grinta e l'energia. Decisa a portare a casa la vittoria, dopo aver mandato in nomination Luca Vismara e Marina La Rosa, con cui non è mai riuscita a trovare un punto d'incontro, la Sorge sta continuando a provocare l'ex allievo di Amici che, dopo aver vinto la sfida al televoto con Paolo Brosio, nonostante la nomination, continua a sentire odore di finale. Le vecchie ruggini tra Solei Sorge e Luca Vismara sono tornate a galla anche a Caio Paloma, dove i naufraghi trascorreranno la nuova settimana. L'episodio del Coccogate è tornato alla ribalta e Solei, con l'aiuto della sua amica Sara Altobello, non solo decide di aprire un cocco, ma lancia anche una provocazione a Luca dicendo: «Vuoi venire a controllare? Questo è il rumore di un cocco mangiato». Isola dei Famosi 2019, le confessioni di Stefano Bettarini. Stefano Bettarini e Caspar Capparoni non conoscono ancora il loro destino. I due naufraghi sospesi dell'Isola dei Famosi 2019, infatti, scopriranno nella prossima puntata del reality show di Canale 5 se potranno giocarsi la finale con gli altri naufraghi o se dovranno tornare a casa ad un passo dal traguardo. In attesa di scoprirlo, però, Stefano Bettarini si lascia andare ad una confessione. L'ex calciatore, infatti, ha rischiato di tornare a casa, esattamente come Caspar Capparoni, nel momento in cui Paolo Brosio ha accettato di restare sull'isola che non c'è. Il pubblico, però, attraverso il televoto, ha deciso di premiare i due naufraghi solitari. Superato il pericolo, Bettarini ammette che se fosse stato eliminato, non l'avrebbe presa affatto bene. Arrivati a sto punto mi rodeva il sedere se rimaneva Paolo, perché quest'isola mi garbava finirla con te, ha confessato Bettarini a Caspar. Diritti d'autore, riproduzione riservata.